noi chiediamo giustizia. E chiediamo giustizia, e da qua non ci muoviamo perché chiediamo giustizia. Questo, quello che state vedendo, è reato. 40 vittime, 15 indagati e sono liberi. E sono state uccise. E io vengo denunciato per questo. E 15 indagati sono liberi. I nostri assassini stanno a casa e ne vedo qua nei 20 metri di strada, ci vogliono portare via. Dopo i 20 mesi. Senza avere risposta. Questa è la giustizia, questa è la giustizia italiana. Grazie che siamo. No, noi siamo così da 20 mesi a piangere tutti i giorni. E qua per bloccare i 20 metri ci vogliono restare. E non finirà. I nostri assassini sono a casa a prendere il sole fuori i loro giardini. Sì, siamo qui incatenati fuori al Palazzo di Giustizia per chiedere almeno una data per, un penale, per il penale. Sono passati 20 lunghi mesi, per noi sono tanti. Noi ecco, siamo incatenati e siamo incarcerati dal dolore. E il dolore è forte. È quello che vogliamo trasmettere, il nostro dolore, e che ci sia giustizia su quello che è accaduto. Sono 40 vittime. 40 vittime sono tante. Noi stiamo soffrendo da 20 mesi. Anzi, hanno chiesto addirittura i documenti, i carabinieri, perché questo che stiamo facendo è reato. Questo è reato, ma le 15 indagati dell'autostrada, motorizzazione civile e pullman sono ancora liberi e noi vogliamo giustizia. Io ho perso mia mamma e mio padre, ci sono ancora altre persone ed ecco accanto a me chi ha perso un'intera famiglia. C'è una sopravvissuta che poi ecco voglio far parlare direttamente a lui perché è giusto che parli lui. Ma il dolore è forte, noi non chiediamo niente di particolare, vogliamo solo che la giustizia faccia il suo percorso e più veloce possibile, perché per morire ci è voluto un attimo, ma per la nostra giustizia il tempo è troppo. Lei su quel maledetto bus ha perso praticamente un'intera famiglia, tra genitori ed anche zii. C'è anche fortunatamente qualche sopravvissuto, tra i quali una bambina, che però stanno pagando ancora un caro prezzo. E praticamente è un fantasma. La bambina è sanissima, piena di vita, che oggi non parla, non cammina, ha gravi disagi motori, si sta facendo quello che si può, è una vita tutta di corsa, di fretta, per cercare di recuperare irrecuperabile, ma non si sa. Ad oggi ha perso già un anno e mezzo di vita, la bambina non ha fatto le mani a nessuno. Invece chi ha fatto il danno a noi sta a casa. Benissimo, andiamo qua apposta per questo, perché hanno chiuso l'indagine, hanno fatto tutto, si sa i colpevoli chi sono, però loro nel frattempo sono a casa. Noi siamo qua e poco fa ci hanno detto che ci hanno fatto un video per prendere i nostri dati, per capire chi siamo, perché ci vogliono denunciare, e loro invece a casa tranquilli, con le colpe, con i morti che ci hanno addosso.